dare più voce alle parole. Bentornati a Dentro l'Avvenire. Sono Marco Ferrando e oggi, insieme a Paolo Alfieri, parliamo degli schiavi del 2024. Il lavoro forzato è uno di quei temi sempre talmente attuali che finiscono per non esserlo mai, perché una delle piaghe, diciamo, di carattere ovviamente economico ma anche sociale con cui facciamo i conti, che però stanno lì e sono appunto così urgenti che alla fine non riusciamo mai a metterci testa, noi cittadini, noi giornalisti, ma anche purtroppo le autorità a tutti i livelli e soprattutto internazionale, come vedremo. Oggi proviamo a concederci così un po' di illusso, l'attenzione che questo tema merita, e lo facciamo con Paolo Alfieri, che proprio pochi giorni fa su Avvenire ha dedicato un gran bel lavoro su questo tema. Benvenuto Paolo. Grazie. Ecco, allora partiamo dai numeri, perché alla fine i numeri sono quello che aiuta a capire di cosa stiamo parlando, ma soprattutto le dimensioni di quello di cui stiamo parlando. Sì, diciamo lo spunto per questo servizio viene da un rapporto che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è questa agenzia dell'ONU che appunto si occupa dei diritti umani in ambito lavorativo, ha pubblicato proprio nei giorni scorsi, a 10 anni di distanza da un rapporto simile. E cosa è venuto fuori che da questo rapporto? Che purtroppo il numero delle persone che lavora sostanzialmente in schiavitù, diciamo, costretti nei termini del lavoro forzato, come definito dalle convenzioni internazionali, è in drammatico aumento. Cioè in 10 anni si calcola che questo numero sia cresciuto di oltre il 27%. I dati, insomma, 10 anni fa il lavoro forzato nel mondo rendeva 172 miliardi di profitti, 10 anni dopo sono diventati 236 miliardi, cioè un aumento di profitti per ogni vittima che è cresciuto del 21%. Insomma, i dati nudi e crudi ci dicono che questo fenomeno non riesce ad essere combattuto dagli stati. Lo stesso rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dice che i procedimenti giudiziari non sono sufficienti a contrastare questo fenomeno, che riguarda tutti i settori. Parliamo sia di sfruttamento sessuale, ma comunque anche di sfruttamento in tutti quelli, nell'industria, nell'agricoltura, in tutti quelli che sono i comparti produttivi sostanzialmente. Ecco, quindi ricorda per certi aspetti, forse su una scala di gravità però più alta, il tema dell'evasione fiscale, no? Del nero, cioè quei pezzi di economia che non vediamo ma che impattano pesantemente sull'economia emersa. Tu citavi lo sfruttamento sessuale, che è la piaga nella piaga, possiamo dire così. Sì, esatto, è il settore che rende di più. Diciamo che le vittime di sfruttamento sessuale nel mondo, secondo questo rapporto, sono oltre 6 milioni. Se pensiamo che in media ogni vittima di sfruttamento di lavoro forzato rende 10.000 dollari, in realtà lo sfruttamento sessuale rende 27.000 dollari. Ciò ci dice che gli sfruttatori riescono a far rendere, è una brutta parola, far rendere queste vittime il triplo di quanto avviene in altri settori. Questo perché ovviamente c'è una fortissima domanda, non nascondiamocelo, e non è un caso che i profitti maggiori di questa tratta della schiavitù sessuale ci siano ad esempio in Europa, cioè in paesi ricchi, mentre la provenienza di queste persone vengono sfruttate spesso da paesi appunto poveri, o come dove comunque i diritti non vengono rispettati, dove è più facile dover sottostare alla tratta. C'è da dire che appunto spesso lo sfruttamento sessuale viene
viene perpetrato, le persone passano di mano in mano, ad ogni passaggio è come se dovessero ripagare un debito nei confronti dei trafficanti, e quindi è come una catena che non si riesce proprio a spezzare. Queste persone vittime di tratta spesso vengono sottratti documenti, viene fatto loro credere che ci siano appunto un debito da ripagare perché magari la famiglia si è fatta carico di questo debito nei confronti dei trafficanti. Insomma, sono cose che purtroppo abbiamo sentito spesso nel corso degli anni. Potremmo essere in grado, insomma, di mettere fine a queste tratte, ma in realtà i numeri ci dicono che andiamo in una direzione totalmente opposta. Tu dicevi 27.000 dollari l'anno e di fatto l'interesse che ruota intorno a ogni vittima dello sfruttamento sessuale. Questo dà l'idea degli interessi che ruotano intorno a queste persone ed è il motivo per cui è difficile smontare le multinazionali dello sfruttamento, perché di questo si tratta. Ecco, vale la pena forse fare un cenno anche all'industria, perché occupa comunque un capitolo rilevante di questo tema. Certo, l'industria, ma anche l'agricoltura, in tutti i comparti produttivi, il lavoro sottopagato, che è una forma di lavoro forzato, per come viene inteso dalle convenzioni internazionali, qualcosa che rende molto agli sfruttatori, è qualcosa, tra l'altro, che non si intende solo la minor quantità di salario che viene pagata ai lavoratori, ma anche, per esempio, pensiamo ai contributi non versati, anche alle tasse che non vengono pagate agli stati. Anche gli stati, alla fine, anche gli stati stessi sono delle vittime indirette del lavoro forzato, tutti noi, perché comunque gli sfruttatori approfittano anche in questi termini. Pensiamo, ma anche, appunto, citavo prima anche l'agricoltura, ci sono addirittura degli stati, anche se il rapporto dell'ONU si occupa in particolare dell'economia privata, ma ci sono anche 17 stati nel mondo in cui la forza lavoro e il lavoro forzato viene istituzionalizzato. Stati come il Turkmenistan, l'Uzbekistan, in cui tutti quanti sono chiamati a contribuire fisicamente ed economicamente alla raccolta del cotone, che è una delle principali materie prime di questi paesi, con il risultato dell'interruzione di servizi pubblici, uomini e donne che vengono ricattati e costretti a lavorare nei campi di cotone. Quindi, insomma, c'è tutto un comparto produttivo che si basa sullo sfruttamento di oltre 27 milioni di persone, alle quali, tra l'altro, se aggiungiamo le 22 milioni di persone costrette ai matrimoni forzati nel mondo, raggiungiamo una cifra di 50 milioni di schiavi nel mondo. Ecco, a questo punto, Paolo, non possiamo non chiudere, ragionando su quelle che possono essere le armi con cui combattere la schiavitù, la moderna schiavitù. C'è qualche indizio da parte dell'ONU, in particolare dell'Agenzia Internazionale del Lavoro. Quello che ci dicevi ci trasferisce un quadro di grande complessità perché è un problema globale. Ecco, da dove provare ad arginare tutto questo, a combatterlo e pensare che un domani davvero la governance globale possa in qualche modo intervenire su tutti questi interessi? Certo, le convenzioni internazionali esistono ed esistono da decenni ed esistono anche le leggi nei singoli paesi. Spesso noi pensiamo appunto che queste cose avvengono perché non ci sono le leggi, ma in realtà basta guardarci attorno. Quello che succede spesso anche ad esempio nel sud Italia, quando vengono con la raccolta dei pomodori nei campi del Foggiano o di altre province, o la raccolta delle arance in Calabria, quando i migranti vengono pagati 2 o 3 euro l'ora, cose che sappiamo e che abbiamo visto in tante inchieste, eppure continuano a perpetrarsi nonostante appunto l'esistenza di leggi. Ora pensiamo a quello che succede dove appunto queste leggi nemmeno ci sono. L'ONU chiede che l'architettura giuridica relativa al lavoro forzato venga messa in pratica perché esistono le leggi internazionali, ma serve una volontà che spesso è una volontà politica, una volontà giuridica, e non possiamo consentire che appunto addirittura nelle nostre catene di fornitura, appunto le materie prime, come dicevo prima il cotone, arrivino da situazioni in cui appunto viene sfruttato il lavoro degli esseri umani in maniera
in maniera indegna. Servono controlli, filiere libere e certificate, come in alcuni casi per alcuni prodotti già avviene, ma dobbiamo aprire gli occhi tutti e fare in modo che appunto anche chi ci governa metta questa tra le priorità del suo agire. Grazie davvero a Paolo Alfieri. Spesso raccontiamo storie, e tu giustamente citavi l'agricoltura per non parlare dello sfruttamento sessuale, che poi quando le raccontiamo diciamo è la punta dell'iceberg. Ecco, oggi abbiamo esplorato l'iceberg che sta sotto queste punte ed è purtroppo un iceberg molto profondo, molto, molto grande. I numeri alle volte sono aridi, però fanno capire davvero non solo le dimensioni del problema, ma anche perché sia così difficile provare a risolverlo. Grazie Paolo. Grazie. Come sempre qui a Dentro l'Avvenire proviamo a dare qualche spunto per approfondire il tema. Prima cosa naturalmente tornare indietro sul lavoro che Paolo ha fatto qualche giorno fa su questo tema. Abbiamo anche dedicato la copertina del giornale appunto qualche giorno fa, www.avvenire.it, c'è tutto quanto. Seconda cosa, un richiamo al documento che è stato un po' alla base, che ha ispirato questo lavoro di Paolo. Basta andare sul sito internet dell'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, sezione documenti, c'è proprio questa ricerca dedicata che fa una fotografia del fenomeno a 10 anni appunto dall'ultima, e qui purtroppo il confronto aiuta a capire. Per oggi è tutto con Dentro l'Avvenire, alla prossima! Dentro l'Avvenire è una serie podcast di Avvenire a cura di Marco Ferrando e Alessandro Saccomandi, supervisione Deborah Spadoni. Si ringraziano Massimo Dezzani e Chiara Vitali. Per Avvenire, direttore Marco Girardo, vice direttori Marco Ferrando e Francesco Riccardi.